bisognerebbe riflettere sul fatto che umani sono i processi, umani sono le persone, umani sono le vittime, umani sono i testimoni. Come si fa a fare tutto questo senza la psicologia quando ci sono due premi Nobel nella psicologia, cioè Kahneman e Simon, che hanno studiato i processi decisionali? Ergo, la psicologia serve moltissimo nonostante, ripeto, ci siano delle forti carenze. Il giudice ti domanda di dare un sapere che sia veramente accreditato e responsabile, e se ci sono dei problemi o dei dubbi in una certa materia bisogna esprimerli, non bisogna vendere per oro colato quello che ti passa per la testa, dire ci sono queste cose, però che c'è chi ritiene che... Molto delicato, si gioca, ripeto, sulla libertà. Mentre tu sei nel tuo studio di psicoterapeuta, una diagnosi sbagliata te la puoi anche aggiustare col tempo durante il periodo psicoterapeutico, quando sei che dai una consulenza tecnica o una perizia, il giudice giustamente ci crede che sei uno specialista, e se è una sciocchezza decise sulla base di una sciocchezza.